Positivo l'incontro da parte della CGIL con i sindacati belgi a Bruxelles per la situazione della Bekaert di Figline Incisa. La situazione di incertezza approderà anche ai tavoli del Parlamento europeo. Si concluderanno a fine giugno i lavori sul viale Piave di Terra Nuova Bracciolini, settimane prima della data prevista, e dal 18 giugno partiranno quelli sulla torre di Piazza Canevaro dal costo di 300.000 euro. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni di Laterina, Pergine e Valdarno. I tre candidati pronti agli incontri di chiusura. Domenica si voterà dalle 7 alle 23. Inaugurata la nuova biblioteca nel comune di Castiglionfibocchi, realizzata grazie alla sponsorizzazione di due aziende, intitolata a Elisa Carloni, primo sindaco della storia del comune. A Terra Nuova Bracciolini, con il nuovo anno scolastico, partirà anche il nuovo metodo di pagamento per la mensa scolastica attraverso la carta prepagata, metodo per incentivare i genitori ai pagamenti e per agevolarli nel monitoraggio. Dalla Toscana a Firenze, scoperto con le telecamere un notevole spaccio di droga nei bagni di un istituto tecnico. L'inchiesta della procura ha portato ad indagare 5 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 17 anni. Ciclismo: Filippo Fiorelli della Gragnano Sporting Club si aggiudica la seconda edizione del trofeo Città di San Giovanni. Suggestivo l'arrivo di fronte a Palazzo d'Arnolfo, tanto pubblico per le strade.